Ben ritrovati amici di Rete 8. In questa tappa del Rete 8 Tour Village siamo a Farindola per il progetto Abruzzo dal Vivo che valorizza e sostiene le comunità abruzzesi colpite dal sisma. Posto alle falde orientali del Gran Sasso d'Italia, Farindola con il suo centro storico, dominato dalle rovine dell'antico castello medievale, si affaccia sulla vallata dell'Alto Fiume Tavo e regala scorci incantevoli, fatti di fitti intrecci di vicoli e viuzze tra cui si celano antiche costruzioni in pietra. E a Farindola si tiene il festival dedicato alle giovani band del territorio, che si chiude in bellezza con il concerto di Joe Sada, vincitore della nona edizione di X Factor. Musicista, cantautore, compositore e attore, la personalità artistica di Joe Sada è poliedrica, frutto di un background familiare di contaminazione tra le arti che lo portano sin da subito a espandere le proprie potenzialità artistiche in direzioni diverse. Che il vincitore di X Factor 2015 è Joe Sada! Signore e signori, il vincitore di X Factor 2015 è Joe Sada! Riesci a sentire il rimpianto di te? Riesci a sentire il rimpianto? Mi parli del mondo che hai visto e che non vedrò. Ecco, noi Giovanni Sada non ha bisogno di presentazioni, conosciuto a tutti come Joe Sada. Vorrei chiederti di raccontarci un po' la tua storia, come inizia il tuo rapporto d'amore con la musica, se così possiamo dire. Certo, beh, diciamo che comincia da quando sono bambino, perché i miei suonano, non ho sempre suonato, quindi sono sempre stato inserito in contesti musicali, Quindi ho imparato ad amare questa cosa qui col tempo, però, perché poi ho cominciato a suonare nelle band che avevo 16 anni, insomma, non subito, prima cantavo da solo. Ecco. Poi dopodiché c'è stato tutto un percorso sempre con le band, in scene punk rock, in tutto un altro tipo di musica, che comunque portiamo sempre con noi, perché poi il live è anche bello pesante a volte. E poi, dopodiché, approdare ad un talent, ma più che per avere fama, ecco, era più per mettermi alla prova in qualcosa di veramente distante da me, ecco. Ed è una prova riuscita, è stata una prova riuscita. E poi, dopodiché, siamo ritornati a seguire il nostro percorso più naturale e più indipendente, che ci sta molto a cuore, perché, insomma, abbiamo delle idee riguardo a come bisogna fare l'arte in questo caso, e perseguiamo quelle idee piuttosto che, insomma, essere attaccati al senso della fama in sé per sé, ecco, non ha senso per me quella cosa. Ecco, quali sono queste idee e che cos'è per te l'arte? Come la mia idea principale è il fatto che deve essere tutto molto sincero, quindi la sincerità deve essere alla base della divulgazione di un'opera. Quindi deve essere qualcosa che mi ha attraversato, che ho attraversato, e deve essere assolutamente priva di qualsiasi idea di arrivare. Ecco, io se faccio una bella canzone, sono contento di averla fatta, sono contento se viene ascoltata e viene diffusa, ma alla base ci deve essere nata da un dono emotivo, quindi anche da un male o un bene che ho attraversato, che mi ha dato quella canzone lì, e così io sono a posto con me stesso. Ecco, per questo faccio questa cosa, la musica, perché comunque credo che sia una cosa che ci tiene vicini, quindi più ci tiene vicini, più mi tiene vicino a quello che amo fare, meglio è, insomma. Hai vinto un talent, X Factor, ti ha reso famosissimo, ma come ci sei arrivato? Perché non sembri proprio il tipo da talent. No, assolutamente, infatti partecipandovi è stata la prima volta che io ho visto quel programma, ecco, e devo dire che mi ha sorpreso anche, perché di solito chi non è vicino a quel mondo tende a denigrarlo a prescindere, come a volte ho fatto io anche in passato. Poi ho imparato a conoscere le persone che sono all'interno, che ci lavorano, insomma è stata anche una bella esperienza. Però diciamo che precedentemente eravamo in tutt'altro mondo, facevamo, ho detto, punk rock, comunque hardcore, comunque generi molto di rottura, e abbiamo cercato di mantenere quella rottura dentro anche questo progetto qui, che insomma spazia anche momenti un po' più dolci, anche un po' più, insomma, soffusi. Però comunque all'interno ci deve essere una spaccatura, ci deve essere una rottura, perché è anche una rottura la musica, cioè una rottura non perché bisogna rompere tutto, però è un momento nel quale ti può accadere qualcosa, cioè ascoltando la musica a volte
mi accorgo di qualcosa oppure mi apre uno spazio aperto che prima pensavo fosse chiuso, allora utilizziamo la musica in questo modo, cercando sempre di andare a rompere qualche muro, perché poi alla fine i muri sono il problema. Cioè, chi odia i talent ha comunque un muro davanti, chi odia invece il contrario, tutta la musica alternativa, che dice no, non mi piace, quello è comunque un muro. Quindi cerchiamo di essere trasversali e di attraversare tutti questi tipi di ambienti che sono spesso divisi semplicemente dal fatto che ci si veste diversamente, si ascolta musica diversa, però alla fine poi siamo tutti uguali, ecco, quello è il senso. Quindi spingiamo per l'egualità totale di tutto, per il rispetto reciproco, qualsiasi cosa si faccia. Ecco, possiamo dire che la musica è come una chiave che però apre anche diverse serrature. Certamente, spesso ti capita, ti dicevo, di una canzone, o sai dove capita più spesso? Ai live, ecco, perché io amo andare a vedere i concerti quando posso, perché in quel momento, quando vedo una band che suona live, che è stata poi la cosa che mi ha catturato quando ero piccolo, quando vedevo le band che suonavano, dicevo, cavolo, bellissima questa cosa, voglio farla anch'io. E lì succedono diverse cose, sì, ti si può aprire uno spiraglio, ti si può aprire una riflessione, puoi avere un momento di scoperta, perché poi sono i momenti più belli quando scopri qualcosa. E può succedere ascoltando un diverso genere musicale, tipo a me è successo che in adolescenza ho cominciato a sentire il punk rock e dissi, cavolo, questa cosa è bellissima, questo ritmo, questa velocità della e mi sono avvicinato a quello, poi pian piano, naturalmente, crescendo e assimilando tutti altri generi, altre sonorità, ho cercato di far combaciare tutte queste insomma, come si può dire, correnti musicali, per cercare di fare qualcosa di speciale, che poi è sempre quella, l'obiettivo è sempre quello, e speriamo di riuscirci a farlo, ecco. Ecco, qual è il sogno nel cassetto di Giosada? Ma guarda, il mio sogno nel cassetto, grazie a Dio, non ne ho avuti tanti, e proprio per il fatto che non ne ho avuti tanti mi sono lasciato trasportare dalle cose, ecco. Non ho mai avuto un'idea, ok, devo raggiungere quel risultato, no? Piuttosto, come dicono i Queens of the Stone Age, dicono go with the flow, quindi vado col flow e affronto le cose che mi capitano e che mi arrivano giorno per giorno. Spero di continuare a fare questo tipo di vita, magari sempre più, andando sempre più lontano, perché abbiamo sempre suonato anche all'estero e spero di ritornarci presto, perché è una bellissima esperienza, anche perché impari ad apprezzare molto di più quello che hai a casa. E soprattutto, sì, suonare all'estero il più possibile. Spero di andare a fare un festival in Cina grandissimo e spero di riuscirci ad andare. E poi dovunque. Ecco, per chi insomma vuole fare l'artista, per chi ama cantare e suonare, è una domanda un po' provocatoria. È più importante il talento, che è quello che poi ti ha portato al successo, o è più importante studiare, o sono importanti entrambe? Ma guarda, io non vorrei, però io non ho mai studiato musica in vita mia, cioè nel senso che ho studiato facendo esperienza, quindi avrò fatto circa 500-600 live nella mia vita, e da quello ho imparato tanto, e si impara. Per la musica è necessario ed è fondamentale comprare un furgone, mettersi dentro il furgone, organizzarsi i concerti e andare a suonare a qualsiasi costo, a qualsiasi condizione, dormire per terra, avere 100 euro di rimborso in totale. Tutte queste cose ti formano nell'ambiente musicale. Se non fai queste cose non sei formato per l'ambiente musicale, o comunque potrai fare qualcosa sempre di facciata che non è poi alla fine percepito come una cosa reale, vera. Quindi l'importante è sbattersi il più possibile e non avere paura di sbattersi, anche perché se incominci a suonare e poi dopo tre concerti dici io non voglio dormire più a terra, allora non è proprio roba per te, insomma. Si devono affrontare varie cose e vari sacrifici, però sempre sorridendo, insomma. Ecco, non è la prima volta che ti trovi in Abruzzo. Che cosa ne pensi di Farindola, questo piccolo borghetto che si sta rialzando da eventi calamitosi che purtroppo hanno colpito l'Abruzzo e Farindola nello specifico? Sì, io poi tra l'altro ho seguito tutta la faccenda, insomma, sono molto vicino a chi ha questo tipo di... a chi soffre o comunque chi viene segnato da questo tipo di cose, perché sono cose che purtroppo non si possono neanche controllare. E io amo questo tipo di vita, cioè nel senso questo tipo di piccole realtà. Io amo le piccole realtà, anche perché noi eravamo e cerchiamo di non essere più una piccola realtà, ma di crescere pian piano. Quindi non sono un amante delle grandi città, ecco, preferirei vivere in un paese così piuttosto che a Roma, ecco, per dirne uno.
Quindi io spero che vengano nel futuro tutelate e sempre più insomma rese speciali, come posso dire, non trovo bene il termine, valorizzate questo tipo di realtà e che gli si avvicini anche un'internazionalità a questo tipo di realtà qui, perché di solito si pensa a un paese come il paese, la piccola comunità. No, in realtà magari se venissero spinte molto di più potrebbero avere anche un'influenza a livello internazionale, perché molte persone che vivono all'estero non conoscono la bellezza che si può nascondere in questi piccoli borghi o comunque in queste strade piccole. Quel senso di, non lo so, di familiarità è bellissimo, quindi io sono sempre fedele a questa linea. Ciao Sara, dove ti vedremo prossimamente? Quali sono i tuoi progetti futuri? Dove ti ascolteremo? Cosa ascolteremo di te? Ok, io sto preparando un disco che si chiamerà Terra Nuova, perché racconta proprio di questi 3 anni, di tutto quello che ho e abbiamo passato in tutti i sensi, le cose belle e le cose brutte. E ho cercato di concentrare tutto questo dono, ecco perché io lo chiamo sempre dono, nonostante siano successe anche cose magari negative, che però hanno smosso qualcosa. E ci sarà questo disco che racconterà questa cosa, naturalmente a modo mio, non proprio in maniera dettagliata, e uscirà, spero, ad ottobre. E insomma, poi si continuerà con l'attività live, continueremo a suonare, quindi siamo sempre a suonare, quindi l'importante è quello, che poi speriamo che si possa espandere ancora di più e basta. Allora un grande in bocca al lupo a Giosada. Viva il lupo! Ecco, noi Ilario Lacchetta, primo cittadino di Farindola. Ilario, Farindola riparte, sta ripartendo e riparte anche attraverso eventi come quello di questa sera. Sì, Farindola riparte dalla musica, riparte dalla cultura, riparte soprattutto dai giovani. Non dimenticheremo mai quello che è successo, ma il paese necessita di andare avanti, di vivere e di tornare anche a sorridere un pochettino. Ecco, qual è il programma di questa sera dove la guest star è Giosada, famosissimo per aver vinto X Factor? Questa sera ci sarà l'11° Festival dei Giovani, è una kermesse di giovani talenti che il Comune organizza ormai ben 11 anni. Abbiamo pensato appunto di fare il matching tra quello che è il programma di Abruzzo dal Vivo, appunto un programma culturale che interessa di tutti i comuni del cratere, con quello che è il nostro main event dell'estate, incentrato appunto sui giovani, sulla vitalità, e l'artista Giosada sicuramente saprà interpretare al meglio questi aspetti. Ecco, quanto sono importanti interventi, progetti di questo genere come quello di Abruzzo dal Vivo per sostenere le comunità che come Farindola sono state colpite duramente dal sisma? Sono fondamentali e strategiche, soprattutto per ricostruire quel tessuto sociale che, specie nei piccoli centri, viene meno. Quindi è importantissimo promuovere il nostro territorio attraverso la cultura, la musica, l'arte e tutte le bellezze enogastronomiche che abbiamo. Ecco, Farindola riparte avendo sempre nel cuore un po' tutte le vittime di Rigopiano. Sì, è una tragedia che ha segnato indelebilmente le nostre vite, quindi a loro va il nostro continuo e costante pensiero. Però ci sono anche tante cose positive, ci sono tanti segnali di rinascita, ad esempio mi viene in mente la Cucumella, è uno di questi. Sì, quei ragazzi hanno avuto il coraggio di rimettersi in gioco dopo un grave lutto che anche loro avevano vissuto, e quindi adesso siamo felici che le cose vanno per il meglio e si stiano fermando in un nuovo settore. Quali sono i progetti futuri di Farindola? Farindola dovrà ripartire, come dicevo prima, dai giovani, quindi dalla scuola, da tutte quelle opere necessarie che serviranno a ricostruire un'intera comunità, quindi creare le condizioni di sviluppo economico attraverso il turismo, attraverso il lavoro e trattenere famiglie che in maniera tale che possano dare continuità a questo piccolo borgo che, come vedete, è stupendo. Ecco, noi Gianni, cameriere della Cucumella, che faceva il cameriere all'Hotel Rigopiano, e la Cucumella è diventata il simbolo della rinascita farindolese, vero Gianni? Sì, dopo un progetto con, diciamo, grazie a Massimiliano è passata alla Caritas e diciamo che è una grande responsabilità, ma ce la mettiamo tutte e si va avanti. Ecco, raccontaci come è iniziato questo progetto. Quindi tutti voi ragazzi che lavoravate all'Hotel Rigopiano siete rimasti improvvisamente con tanto dolore e anche senza lavoro. Sì, esatto, siamo rimasti senza lavoro dal 18 gennaio, poi da un progetto nato grazie sempre a Massimiliano, grazie alla Caritas abbiamo riaperto il 27 di luglio e mo fa un anno, tra 20 giorni esatti. Ecco, come vanno le cose? Va bene, lavoriamo ringraziando Dio e si va avanti, tutto l'impegno. Grazie colleghi e niente.
Ecco, a chi avete dedicato questo progetto? Alla memoria delle persone che sono scomparse a Rigopiano, giusto? Sì, esatto, ai nostri 10 colleghi morti su, e niente, ogni giorno pensiamo a loro e il nostro ricordo va a loro, ce l'abbiamo di fronte, che noi tutte le mattine che entri a lavorare guardi su a Rigopiano e vedi loro, insomma. I vostri angeli, ecco, ma parliamo un po' delle specialità che si possono gustare qui presso questo ristorante, che sono tutte specialità tipiche del posto, ecco, raccontacele. Allora, strapezzoni, aglio, olio e peperone dolce, ravioli, chitarra, tagliatelle di primo, poi sagni e fagioli quando lo fa la cuoca, braciola di pecora, bistecca di vitello, agnello e braciola di pecora. Ecco, ricordiamo quindi tutti i piatti tradizionali e rigorosamente anche artigianali con materie prime del posto. Esatto, sì, soprattutto il pecorino di farina. Giulia Fragassi fa parte degli organizzatori di questo Festival dei Giovani e ce ne racconta la storia e le modalità. Questa è l'11ª edizione di questo festival, abbiamo iniziato appunto circa 11 anni fa e abbiamo iniziato con i bambini del paese, pian piano poi questa manifestazione si è evoluta e adesso è diventata appunto un festival dove questo festival è diviso in due fazioni, due fasi. La prima fase dove ci sono dei solisti a cantare e poi ci sono dei gruppi. Da circa 4-5 anni a questa parte il nostro partnership ufficiale è il Cantagiro, che è un festival a livello nazionale che appunto i nostri primi classificati accederanno automaticamente a questo festival. Ecco, come bisogna fare per partecipare e soprattutto c'è tanta richiesta? Sì, c'è tanta richiesta, noi abbiamo un gruppo Facebook dove appunto pubblicizziamo questo evento, poi grazie anche alle nostre conoscenze degli anni passati, dei nostri amici anche, valutiamo quali sono i gruppi e i solisti che possono rappresentare l'anno in corso e poi c'è l'evento. Ecco, questa sera poi c'è grande attesa per il concerto di Joe Strada, famosissimo, tra l'altro umilissimo perché lo abbiamo intervistato, che animerà questa serata, quindi Farindola riparte anche grazie a persone come lui. Sì, siamo molto contenti di ospitare un cantante così bravo e anche umile, come abbiamo già detto, perché è un giovane come noi, è un giovane sorridente, qui abbiamo bisogno di tanti sorrisi e siamo molto contenti di questa partnership che si è formata. E faremo prima noi il nostro festival e poi ci sarà lui con il suo concerto. Ecco Giulia, quali sono le band che si esibiranno prima di Joe Strada? Allora, le band, abbiamo una prima parte dove ci saranno dei solisti, abbiamo sia delle ragazze che dei ragazzi con cover e poi ci saranno dei gruppi molto giovani quest'anno, abbiamo i più piccoli con circa 12-13 anni e ci saranno anche dei gruppi un po' più grandi di età e siamo molto contenti, sono 4 solisti e 4 gruppi. Le piccole differenze
Grazie mille. It's a burning thing and it makes a fiery ring, bound by wild desire. I fell into a ring of fire.